Lo scorso novembre, un mese prima dello scoppio del Pandoro Gate, era trapelata un'indiscrezione che riguardava lo sbarco di Fedez nel ruolo di conduttore di Chi vuole essere milionario sulla 7. Una notizia confermata sia da Dagospia, sia da davidemaggio.it, che parlavano di contratto e messa in onda dopo il Festival di Sanremo. Ma alla fine né il quiz né il rapper si sono mai visti sulla 7. Come mai? In occasione della presentazione dei palinsesti di rete dell'anno 2024-2025, Mattia Buonocore di Davide Maggio. It glielo ha chiesto al direttore Andrea Salerno che, a domanda diretta, si diceva che sarebbe arrivato Fedez con Chi vuole essere milionario? Perché è saltato quel progetto? Ha così risposto. In realtà sono tanti i progetti che saltano, ci si è provato in un momento. La quadra non si trovava, era anche un momento complicato per noi. Se vuoi, la strategia, che avevamo impostato, era quella di immaginare una crescita da gennaio a giugno, senza il preserale, e così si è verificato. Inserire il preserale in autunno è quello che volevamo. Io poi stavo inseguendo Flavio, Insonna, NDR, e quindi francamente ci tenevo che venisse lui perché è un artista, è un uomo di televisione. La 7, il direttore spiega perché è saltata la trattativa con Fedez e il milionario. Una risposta un po' evasiva, tant'è che Buonocore lo ha incalzato. Lo pensavi per il milionario? Lo pensavo per qualsiasi cosa, ha risposto il direttore, con Flavio mangerei anche la pasta con i quadrucci. Per me, è uno che sa fare. Quando hai le persone che sanno fare ti metti lì, i format, i non format, e stringi i bulloni che devi stringere, ti diverti, parli un linguaggio chiaro. Flavio l'ho inseguito finché è stato possibile, c'erano altre opzioni. Conserviamo i messaggi del 2018, alla luce delle sue parole sono quasi sicuro che a non far trovare la quadra fra Fedez e la 7 abbia influito anche lo scandalo Pandoro che proprio in quelle settimane ha travolto la vita matrimoniale di lui e Chiara.